E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico 7 de Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale qua, pollicione in alto, e partiamo subito. Quattro notizie imperdibili accadute durante Udinese Roma 1-1, poi gara interrotta per via del malore di Ndicka. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo, ma soprattutto la vergogna social di differenti tifosi delle squadre avversarie. Per fortuna non tutti, ma voglio fare chiarezza su questa cosa e state sintonizzati. Allora ragazzi, innanzitutto ieri durante la live vi avevo già rassicurato sulle condizioni di Ndicka per le notizie che mi arrivavano, quello che riportava Sky, che ha riportato correttamente tutte le informazioni necessarie circa quello che è successo a Evan Ndicka. Per fortuna il giocatore sta bene. Partiamo con la prima notizia e vi dico nel dettaglio quello che è successo ieri. L'avete vista la partita, la stavamo seguendo insieme, purtroppo non era prevista questa cosa qua, in quanto la Roma era sul punteggio di 1-1 al 70° minuto della gara, e qualche secondo, era quasi il 71° minuto. Tutta, almeno per quello che mi sono accorto io, perché le telecamere stavano inquadrando l'azione offensiva della Roma in quel momento là. La palla, se non sbaglio, era a centrocampo o sulla tre quarti, adesso non ricordo. Ma quello che ho visto io, che hanno visto tutti quanti, la panchina della Roma con tutte le pettorine dei giocatori che si stavano alzando ed erano ovviamente preoccupati, e vedevo De Rossi che si sbracciava. A un certo punto Ndicka si è accasciato al suolo, è rimasto cosciente per tutto il tempo. Ragazzi, poi è entrata la barella col defibrillatore che non è nemmeno usato, tra l'altro. Temeva il peggio, l'hanno accompagnato fuori in barella, è rimasto sempre cosciente, ha fatto il pollice verso l'alto, se non ricordo male, a Bove o a De Rossi, adesso non ricordo. Ragazzi, la gara è stata interrotta al 73° circa, poi De Rossi è andato negli spogliatoi dove Ndicka è stato accompagnato dai medici e dai paramedici che erano lì sul campo, sul posto. E in pratica poi, quando è riuscito De Rossi dagli spogliatoi, abbiamo visto la faccia preoccupata. Si è diretto verso l'arbitro e l'altro allenatore Cioffi. Ricordo che tra l'altro Ndicka è uscito tra gli applausi del pubblico del Dacia Arena, che tra l'altro saluto, se mi state seguendo vi saluto a tutti i ragazzi tifosi dell'Udinese. E poi, in accordo con l'arbitro e Cioffi, la partita è stata sospesa. Da vedere adesso quando si rigioca, quando riprenderà la partita, non si sa, ragazzi. Riprenderà dal minuto esatto, secondo il referto arbitrale, quando è stata sospesa, 71° su per giù. Poi lo vedremo. Vedremo poi il regolamento, insomma, quello che dice. Lo sappiamo che alla fine non si possono cambiare le formazioni in campo, bisogna riprenderla esattamente da dove si è lasciata. Ma la cosa che mi ha sorpreso è veramente l'atteggiamento sublime di De Rossi, l'atteggiamento da leader, da boss, quello che volete voi, ragazzi. Qualsiasi cosa che poi ha fatto, avete visto, ha fatto un briefing, una riunione con i suoi ragazzi, con tutti i giocatori, e di comune accordo hanno deciso di non continuare, anche perché l'arbitro era abbastanza preoccupato, ha detto magari giochiamo e la situazione potrebbe degenerare, perché non sappiamo cosa abbia. Ieri tutti quanti tiravano a indovinare. Ragazzi, io non ho mai parlato di infarti qui nel canale, infatti pure ieri durante la live non vi ho parlato di infarti, si continuavano a dare assunzioni che non stavano campate né in cielo e né in terra, ma vi riportavo le notizie che mi arrivavano al momento, ovvero c'è stato questo test elettrocardiogramma fatto direttamente là negli spogliatoi e risultava negativo, quindi non c'erano complicazioni cardiache, nonostante che DASAN riportasse tutto il contrario. Ragazzi, a me quello che mi era arrivato vi riportavo, e sono andato ovviamente secondo le notizie che mi arrivavano a me, poi ognuno diceva la sua, giustamente. E vi ricordo che è in concomitanza con i giocatori, anche i giocatori hanno espresso il loro parere che volevano stare vicino a Ndicka, quindi non se la sentivano di continuare. Un ringraziamento anche a Cioffi, che si è comportato da signore,
a tutto lo stadio di Udine, ragazzi, e anche all'arbitro. Devo dire, è grande, grande De Rossi che ha saputo controllare tutta la situazione. Dica poi, è stato portato d'urgenza in codice giallo. Il codice giallo non è questione di vita o di morte, diciamo, almeno per quello che arrivava ieri, all'ospedale di Santa Margherita di Udine. Pare che si chiama così, adesso non ricordo, e poi tutta la squadra, dopo che la partita è stata sospesa, lo ha raggiunto ed è stato con lui. Le situazioni non sono preoccupanti, si temeva il peggio all'inizio, però poi, secondo le immagini che abbiamo visto, ieri mi dispiace, non ho potuto farvele vedere, ragazzi, però insomma, ancora stanno caricate in differenti portali web, ragazzi, le potete vedere. Quando Ndicka ieri si è accasciato al suolo, non si toccava il petto, non si toccava assolutamente il petto, ma si toccava la costola, ovvero sotto il petto. Si metteva la mano sotto al petto, ragazzi. In pratica ha ricevuto determinati colpi dai giocatori dell'Udinese. Ne ho contato uno solo, non so se ci sono stati precedentemente. Oggi invece si è venuto a parlare anche del fatto che Ndicka sta bene, quindi verrà dimesso in giornata e farà ritorno a Roma. La squadra ieri sera ha fatto il ritorno a Roma, non lo so se potrà giocare nella partita di giovedì, dobbiamo aspettare le altre analisi. E ha parlato anche il presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi. Ve lo ripeto ancora, ragazzi, il presidente della ANMCO, ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi, Colivicchi, ha parlato lui e ha detto che in pratica è un problema dovuto ad un forte trauma toracico. Non si parla di infarto, di principio di infarto. Infatti, l'elettrocardiogramma di ieri che hanno fatto dentro allo spogliatoio dello stadio del Dacia Arena a Udine, ragazzi, risultava negativo. È la stessa cosa che mi risultava a me, però io non sono medico, non posso esprimere una mia opinione senza avere magari il referto medico, che avrà solamente la Roma. Aspettiamo il comunicato ufficiale e vedremo un po'. Ci saranno altre analisi nel corso dei prossimi giorni. Non so quanto potrebbe ritornare a giocare Ndicka, ragazzi, non so dirvelo. Però veramente si temeva il peggio, e pure vedendo il viso di De Rossi, che era abbastanza preoccupato, mi aspettavo veramente, veramente il peggio, ragazzi. Per fortuna, e meno male che non è andata così, Ndicka è un leone, un forte combattente. Infatti, ieri eravamo tutti quanti con il giocatore, ragazzi, per quando succedono queste cose dispiace un po' a tutti quanti, però purtroppo non vale la stessa cosa per quanto riguarda nel mondo social, soprattutto su Twitter, dove nessuno è tutelato e tutti quanti possono dire tutto di tutti. E i messaggi non possono essere cancellati, possono essere nascosti ma non cancellati. Molti, molti account hanno rilasciato dichiarazioni, secondo me, spregevoli nei riguardi di questa situazione, perché se non sapete niente, non riportate niente. E oggi molti account hanno tolto l'iscrizione, sono scomparsi come niente fosse. Vi lascio qualche screenshot, non vi riporto chi l'ha detto perché non mi va di sputtanare questi account, non ve li riporto, ragazzi. Però guardate qua, giocatore cosciente esce dal campo, parte, ve lo lascio qua, ragazzi. Partita sospesa perché lo ha deciso Daniele Casamonica De Rossi da Ostia. Vediamo qualche altro messaggio, ragazzi, qualche altro messaggio deplorevole. Teatrino Romano a Udine, Daniele De Rossi non fa rientrare la squadra in campo, prima vuole sapere se il suo giocatore sta bene dopo che è uscito con il pollice alto. Un altro, come si dice, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Speriamo finisca presto questa farsa di campionato, perché ormai tutti hanno capito quello che c'è dietro. Ma cosa c'è dietro? Non capisco. Altra cagata pazzesca. Dov'è la professionalità e il rispetto per le famiglie e i tifosi? E se si è giocato per Eriksen, quasi doveva continuare addirittura. Vi sto facendo rassegna stampa su determinati account, ragazzi, che sono scomparsi. Questi hanno cancellato tutto, ragazzi. Per fortuna mi sono fatto gli screenshot. Specie considerando che mancavano solo pochi minuti. Dai un'ora ai giocatori della Roma per capire meglio, ma poi la finisci. Assolutamente non sono d'accordo con queste dichiarazioni, che lasciano il tempo che trovano. Queste sono veramente dichiarazioni
spregevoli, ragazzi, di individui che non ci mettono la faccia, ovviamente hanno il diritto e il pensiero di fare il cazzo che vogliono. Ecco qual è la condanna di questi social, specialmente su Twitter, dove mi ci trovo pure io. Ognuno ha il diritto e il dovere di sentirsi e dire il cazzo che vuole. Questo non va assolutamente bene, ragazzi, perché ognuno deve prendersi le proprie responsabilità quando si riportano determinate cose, esattamente come faccio io qui nel canale. Io quando riporto le notizie ci metto la faccia, e proprio di notizie voglio parlarvi, ragazzi, perché ieri durante la live io non mi sono esposto in questo modo qua. Io ieri durante la live sono andato a seconda delle notizie che mi arrivavano a me, e penso di aver fatto un lavoro abbastanza obiettivo, senza andarmi a sbilanciare su determinate malattie di cui io non ne sono al corrente, perché non sono medico, non sono giornalista, riporto solo notizie e delle informazioni, in maniera, cerco di dare un'informazione in maniera obiettiva. Questo è quello che faccio io qua nel canale e nella mia community, e mantengo sempre il rispetto verso tutti quanti. Attenzione a questa gente qua, ragazzi, voi che andate in giro, quando li vedete li segnalate senza rispondere, perché poi ovviamente si va ad incappare in discussioni poco belle con questi individui. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Per quanto riguarda la partita ieri, perché adesso queste sono le notizie, ma vi voglio ricordare pure la partita ieri, che era abbastanza importante. Sul finale del primo tempo io ero tranquillo, ragazzi. Ieri avete visto, ieri durante la fine del primo tempo, tutti quanti incazzati verso le scelte che ha fatto De Rossi, che secondo me sono anche consone, in modo che andiamo a far riposare qualcuno, perché giovedì c'è una partita ultra importante. Giovedì ci sarà una partita che determinerà anche la stagione della Roma, non solo, ma anche la stagione della Roma, il ritorno in casa contro il Milan, che non do assolutamente per scontato il passaggio del turno, perché il Milan, ragazzi, non è quello che abbiamo visto. Magari fosse anche al ritorno quello che abbiamo visto, dobbiamo aspettare, avere un attimo di positività per questa partita. Ma attenzione, perché magari hanno qualche colpo a sorpresa quelli del Milan, e io mi aspetto qualcosa di diverso al ritorno. Attenzione a questa roba qua, ragazzi, la Roma deve restare sempre concentrata. Giovedì dobbiamo giocare per Dick, non credo che giocherà Dick, ragazzi, dobbiamo passare il turno per Dick, per tutti i tifosi che hanno sostenuto ieri il nostro giocatore, per tutti quanti, ragazzi. Quindi forza per giovedì. E vi volevo dire della partita di ieri, tra l'altro, che secondo me la Roma l'avrebbe vinta, io non avevo dubbi, ho detto, mi fidavo. Alla fine del primo tempo io ho riportato esattamente determinate cose secondo il mio pensiero, e ho dato pure io una mia opinione. Secondo me la Roma l'avrebbe ribaltata la partita di ieri. Mancavano ancora 20 minuti, vedremo quando verrà recuperata, ragazzi. Bellissimo gol di Lukaku su assist di Cristante, equivale a dire che quando riusciamo a mettere le palle in testa a Lukaku, te le butta dentro e ti penetra il portiere, mandando la palla nel sacco. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, commentino sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di queste notizie. Avete temuto il peggio per Dica? Io sì, sinceramente, all'inizio, però dopo le notizie che mi erano arrivate mi sono altamente tranquillizzato, anche andando a vedere poi dopo, in secondo tempo, mentre stavo facendo la live, ho visto i video, ragazzi, mi sono tranquillizzato, visto che non si toccava il petto, ma si toccava il costato. Vi ricordo il pollicione in alto, iscrizione al canale, attivare la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti, se non vuoi perderti nemmeno una notizia del mondo Roma e del calciomercato in generale. Ricordatevi che forza Andicca, ragazzi, solo questo vi dico, e forza Roma. Ciao a tutti e buona giornata. Dai!